Negli ultimi decenni il calcio bulgaro non è mai stato al centro dell'attenzione mediatica europea, eccetto per qualche sussulto. Forse a qualcuno di voi tornerà in mente il gol prodezza di Özil con il Ludogorets, squadra capace di disputare ormai costantemente le competizioni europee. Giusto per rinfrescarvi la memoria, pochi giorni fa è stato eliminato dal Servette dalla Conference League. Inoltre, qualche anno fa, fece una duplice apparizione ai gironi di Champions League. Il Ludogorets proviene però dalla città Razgrad, 34.000 abitanti, nell'area nord-orientale della Bulgaria, adagiata lungo le rive del fiume Belilon. Allora, come è stato possibile ottenere un risultato di tale portata? Il tutto è riconducibile alla volontà e al sostentamento economico del ricchissimo miliardario presidente Kirill Domskiev, a capo di una multinazionale farmaceutica bulgara. Da quando ha rilevato il club nel 2011, il Ludogorets non ha mai perso. Si trovava in seconda divisione e dopo essere stato sbalzato nel calcio dei grandi ha fatto l'unplay, scudetto e coppa nazionale al primo colpo. Da lì ci ha preso gusto e non ha più smesso, in una restabile striscia di scudetti vinti arrivata a quota 12 e che non accenna a fermarsi. In verità, ad essere arrivato in un passo dall'impresa di sottrarre il 12° scudetto di fila è stato il CSKA Sofia, che si è dovuto arrendere soltanto per un punto. Ecco qui che si inserisce la protagonista del nostro racconto. CSKA non vi dice niente questo nome? I più attenti sicuramente ricorderanno il nostro video sul CSKA Mosca. E allora, cosa c'entra un'altra squadra con lo stesso nome, però di un'altra città e di un altro stato? Bisogna fare un passo indietro, più precisamente al periodo comunista. È lì infatti che si forma l'idea di sport in Unione Sovietica, successivamente impartita nei paesi satelliti che avevano aderito al patto di Varsavia, tra cui appunto la Bulgaria. Per il regime sovietico ogni squadra doveva appartenere ad un apparato dello Stato ed ecco quindi che le squadre che si chiamavano Dinamo facevano riferimento al Ministero della Difesa, le squadre che si chiamavano Lokomotiv alle ferrovie e quelle CSKA venivano finanziate dall'esercito, che in questo modo aveva l'opportunità di mettere sotto contratto, grazie alla leva obbligatoria, tutti i giovani meglio prestanti fisicamente. Ad avvantaggiare l'ascesa dei CSKA Sofia nel periodo della Guerra Fredda vi era un divieto, ovvero quello di lasciare il paese se non muniti di autorizzazione, quasi mai rilasciata. Questo impedì alle squadre locali dell'Est Europa di indebolirsi sensibilmente nei confronti delle rivali dell'Europa occidentale. Dettaglio che iniziò ad emergere in modo sensibile tra gli anni 70 e 80, quando squadre come la Dinamo Kiev e il Ferencváros si districarono con assoluta perentorietà nelle coppe europee, o come la Steaua Bucarest che nell'86 arrivò a mettere le mani persino sulla Coppa dei Campioni, di fronte al Barcellona. Un qualcosa di simile accade anche per il CSKA Sofia. La squadra della capitale nacque nel 48 a seguito della fusione di altre piccole realtà, quali il Settembrì Sofia con la Centralnia Donna Vojskaja. Quest'ultima aveva già al suo interno una componente dell'esercito, infatti il nome tradotto in italiano sarebbe Casa Centrale dell'Esercito. Al momento della fusione del CSKA, a Sofia però la squadra regina era un'altra, il Levski Sofia, campione incontrastato del campionato in quegli anni. Il nome della squadra venne scelto in onore dell'eroe nazionale del risorgimento bulgaro, Vasil Levski. La società e i tifosi del Levski quindi si rifacevano ad un'idea di libertà e indipendenza, che era molto diversa da una visione molto più centrista e autoritaria imposta dal Partito Comunista Bulgaro, che indirettamente spalleggiava per il CSKA Sofia. La rivalità tra le due compagini divenne ben presto inevitabile, e Sofia, oltre ad essere il centro economico e culturale del paese, lo divenne anche a livello calcistico, per mezzo secolo. Con CSKA e Levski pronte ad azzannarsi come due Rottweiler in campionato e coppa, lasciando le briciole alle compagini rivali, al punto tale che ogni volta che si incontravano, il loro confronto venne ribattezzato Derby Eterno. Tutto questo durò fino alla caduta del muro di Berlino. Ai cambiamenti inevitabili che ne seguirono, tra cui il ridimensionamento delle due squadre e la conseguente deflagrazione del citato Ludogorets. A creare una prima organizzazione all'interno del CSKA fu Krum Miller, primo allenatore a tempo pieno. Tra i suoi maggiori pregi si annoveravano, oltre alle abilità da pedagogo e stratega lungimirante, il carisma tipico della leadership militare. Fu il primo ad instillare le prime innovazioni coraggiose, come l'introduzione di due allenamenti al giorno o del ritiro precampionato in montagna per almeno un mese. La squadra, secondo la sua visione, doveva essere un collettivo, con tutte le caratteristiche di una famiglia. Il suo obiettivo, successivamente centrato, consisteva nel creare un blocco compatto, dove il singolo non prevaricasse il compagno.
Le sue squadre si muovevano come un corpo solo, ma il suo maggior pregio fu l'arte maioetica associata alle inclinazioni caratteriali del singolo giocatore. Grazie alla sua metodologia di lavoro, il CSKA ottenne la bellezza di 11 scudetti e 4 coppe nazionali in 16 anni. Tra i giocatori da ricordare di questo incredibile ciclo vi è sicuramente il capitano centrocampista tuttofare Stefan Bozkov, il bomber Dimitrij Milanov, in grado con i suoi gol non solo di far vincere i trofei al CSKA Sofia, ma di ottenere anche con la nazionale la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Melbourne 56. Un fatto curioso e quantomeno bizzarro successe nell'annata 1953. A spezzare momentaneamente la marcia di vittoria della squadra dell'esercito ci pensò la federazione, in quanto si arrogò il diritto di inserire la nazionale bulgara all'interno del campionato. Logicamente, all'interno di questa squadra vennero convocati tutti i migliori giocatori dell'esercito e il CSKA partecipò con il nome di Sofia Garrison Team, ma ovviamente senza i suoi giocatori più forti. Il CSKA non riuscì a lottare per il titolo, che venne vinto dall'eterna rivale Levski Sofia. I russi, all'interno della stagione, riuscirono però a prendersi una sonora vendetta sui rivali, distruggendoli in quella che fu la prima ammanita 5-0 della storia del derby eterno. All'interno di tutti questi accadimenti in patria, lo zoccolo duro della squadra pian piano riuscì ad affermarsi anche stabilmente sul piano europeo, togliendosi più che qualche soddisfazione. Nel 1959-60, nell'anno del settimo titolo consecutivo, il CSKA affrontò per la prima volta il Barcellona. E al termine di una partita estremamente combattuta, ne uscì dal campo con un 2-2. Il ritorno in terra catalana non ebbe la stessa sorte, con i bulgari che vennero eliminati con un pesante passivo di 6-2. Tutta esperienza per il futuro. Esperienza che non tardò a manifestarsi l'anno successivo. Infatti, ad incontrare il destino di Bozkov e compagni fu niente po' di meno che la Juventus di Sivori e Boniperti. Sulla carta non vi doveva essere partita, una passeggiata insomma. Un turno come un altro per sognare il primo alloro europeo per gli juventini. All'andata in terra piemontese tutto sembrò andar liscio. La Juve dominò, si portò in vantaggio per 2-0, ma non riuscì a trovare il terzo gol che avrebbe chiuso il discorso qualificazione. E questo fu fatale, perché al ritorno in terra bulgara, gremita l'inverosimile con più di 50.000 spettatori sugli spalti, il CSKA disputò la gara perfetta. Al gol del primo tempo ne seguirono altri tre a inizio ripresa, con una tale reazione rabbiosa che la Juve ne uscì tramortita. 4-1 il risultato finale, e impresa fatta. L'avventura si arrestò però già al turno successivo, contro gli svedesi del Malmo. Anche in questo caso l'andata in trasferta si rivelò nefasta, ma tutti erano speranzosi nella rimontata casalinga. La squadra dell'esercito si protrasse in avanti, con attacchi tempestosi, ma alla fine il pareggio finale li eliminò. Questa campagna europea non fu neppure la più gloriosa della storia del CSKA Sofia. I rossi raggiunsero addirittura le semifinali per ben 2 volte. La prima volta cadde nel 67. L'iconico Kroen Milev aveva lasciato 3 anni prima, ma la squadra ben rodata continuava a ben figurare in campo europeo. Stavolta a cadere sotto i colpi bulgari furono in ordine i greci dell'Olympiakos, i polacchi del Górnik Zabrze, mentre ai quarti di finale del più prestigioso torneo europeo ad attenderli vi erano i nordirlandesi dell'Infed, una compagine che ad oggi a noi dice davvero poco o nulla. Ed è davvero curioso pensare come all'epoca squadre quali CSKA Sofia o l'Infed fossero in grado di raggiungere tali risultati. Oggi, solo a pensarlo, sarebbe pura utopia. Le due partite si rivelarono estremamente tese e dopo il 2-2 a Belfast il CSKA riuscì ad imporsi 1-0 a Sofia. E quindi per la prima volta nella storia centrò le qualificazioni alle semifinali. Stavolta una squadra italiana, l'Inter, memore della storia recente, siglò la fine del percorso. Riuscireste ad immaginarvi a quale spettacolo avremmo potuto assistere nella conclusione di questo cammino europeo se il CSKA Sofia avesse avuto la possibilità di affrontare il Celtic? Prima di fantasticare ulteriormente, bisogna però ricordare l'epilogo di queste semifinali contro il Biscione, che già pregustava il terzo assolo europeo, sottovalutando la resilienza dei campioni bulgari. Pareggio all'andata in Italia, il ritorno, nonostante la solida bolgia sudamericana di casa, non si concluse con un chiaro vincitore. Stesso esito dell'andata, pareggio. All'epoca non esistevano ancora né supplementari né tanto po' di meno i rigori. Così il regolamento decretò l'obbligo di disputare il replay sul campo neutro di Bologna. Anche in questo caso la gara fu molto in bilico, ma a spuntarla per un solo gol di scarto furono i ragazzi di Elenio Herrera. Un altro fatto curioso che dimostra lo status dell'epoca di questa compagine: nell'estate del 67 la squadra dell'esercito vinse un prestigioso torneo internazionale in onore del re del Marocco, Mohammed V. Al CSKA Sofia fu regalata un'enorme coppa da 100 kg.
Inizialmente i doganieri bulgari rifiutarono di far entrare nel paese. Giusto per correttezza, bisogna citare qualche altro giocatore della storia dei rossi, e chi se non il classico bomberone in grado di scaldare i cuori dei tifosi con un bolide sotto l'incrocio, Nikola Zanev? Costui rispondeva esattamente all'identikit descritto, avendo siglato 118 volte in soli 238 incontri. Oppure il difensore Dimitar Penev, che oltre a mettersi in mostra sul rettangolo verde, si rivelò poi, post carriera, un ottimo cobra, conosciuto da talent scout. Merito suo aver scoperto e regalato al grande calcio futuri campioni bulgari quali Istro Stoikov e Petro Martin Stiljanev e Dimitri Berbatov e molti altri. Anche negli anni seguenti i bulgari continuarono a togliersi diverse soddisfazioni, come quando nel 74 eliminarono i campioni in carica dell'Ajax, ponendo fine al loro periodo d'oro. Certo, erano gli anni 60-70, un calcio tecnicamente premoderno e non ancora inondato di milioni di euro, come sarebbe successo da lì a poco. Eppure, se vi dicessi che il CSKA Sofia è riuscito a ripetersi, a raggiungere di nuovo le semifinali di Coppa dei Campioni, stavolta nel pieno boom degli anni 80, ci credereste? Non penso proprio. E invece è successo davvero. Siamo nel 1982. L'anno precedente i futuri campioni del Liverpool eliminarono abbastanza facilmente con un globale 6-1 il CSKA Sofia. Perciò, come intuibile, nessuno si preoccupò particolarmente a Liverpool quando i quarti di finale vennero sorteggiati di nuovo contro la squadra dell'esercito bulgaro. La data da cercare il rosso fu la sera del 17 marzo 1982. Chi era presente al Vasil Levski National Stadium di Sofia se lo ricorderà per tutta la vita. È semplicemente il punto più alto non solo della storia del CSKA a Sofia, ma di tutto il movimento calcistico bulgaro per club. Un 2-0 targato Stoikov Mladenov tra il 77 e il 101esimo minuto di supplementari, in grado di ribaltare l'1-0 dell'andata e non solo di eliminare i grandi favoriti del Liverpool, di regalare una notte magica, ma anche di raggiungere nuovamente le semifinali di Coppa dei Campioni. In semifinale la traiettoria europea seguì nuovamente i corsi e i ricorsi storici. Il doppio confronto con il Bayern Monaco non fu meno drammatico. Nella prima partita a Sofia, il CSKA segnò 3 gol in 18 minuti e l'ombra della finale sembrava affiorare lentamente, ma i bavaresi, da teutonici quali sono, reagirono. Il match pirotecnico purtroppo terminò su un parziale di 4-3 per i bulgari. Mai come stavolta il CSKA andò vicino alla finale di Coppa dei Campioni. Al ritorno, nonostante il risultato lascia a desiderare, 4-0 in favore dei bavaresi, in realtà la gara fu combattuta e il vantaggio bavarese arrivò solo allo scadere del primo tempo e nella ripresa si fece largo il Bayern, affogando le residue speranze di gloria del CSKA Sofia. Sogni di gloria quelli del CSKA Sofia, forse ormai troppo lontani da noi. Una storia che ci racconta di una squadra che ha vissuto il suo periodo più florido sotto gli anni del regime comunista, ma che allo stesso tempo è stata in grado di adattarsi e di sfruttare al meglio il momento storico in cui era calata favorevolmente, raggiungendo risultati europei che la gran parte dei club dell'Europa dell'Est ancora oggi si sognano. Dagli anni 90 in poi il mancato apporto istituzionale ha portato ad un lento ma inesorabile declino, anche per quella che era stata la guida del fermento calcistico bulgaro per decenni. Infine, l'emergere del più ricco Ludogorets, che fino a quel momento non era mai salito neppure in prima divisione, ha fatto il resto, ponendo un'egemonia esattamente come aveva fatto il CSKA a cavallo tra gli anni 50 e 60. Noi ci auguriamo comunque che una società così blasonata possa scrivere ulteriori capitoli lieti nel suo futuro.